Per Mostre in Mostra l'arte alla TV torna l'appuntamento con il nostro Alberto Mojoli. Alberto, ci sei? Ci sono, buonasera, ciao Fabiana. Buon pomeriggio, Alberto. Prima di darti la parola per raccontarci della mostra di cui parlerai oggi, ti voglio riferire il saluto di Bruno, che alle 18 e 12 minuti, quindi quasi un'ora fa, mi ha scritto, voleva essere sicuro che ti riferissi il messaggio, mi ha scritto: quando c'è il collegamento con Alberto, augurargli da parte mia un buon fine settimana e un grazie per quel piccolo spazio dedicato all'arte. Se pensassimo un po' di più alle cose belle, forse il mondo andrebbe meglio. Buon fine settimana dal nostro Bruno di Barlassina. Hai capito, Alberto? Guarda, fantastico, merita un abbraccio purtroppo virtuale. Solo virtuale, ma forte, forte, forte. Sì, Io è dico vero, sempre di quelli che veramente. fanno quasi male da quanto strizziamo. Beh, fa veramente piacere, insomma, che si Certo. apprezzi. Certo, anche perché non è frequente trovare, soprattutto in TV, spazi dedicati all'arte. Noi nel nostro piccolino, un piccolo contributo cerchiamo di darlo, no? Certo. Senti, dove ci porti oggi? Quando, anzi, quando vuoi, dai pure il via alla regia per far partire il filmato. Sì, beh, facciamolo pure partire. Oggi, Fabiana, andiamo idealmente in una splendida terra, nella terra siciliana. Sì. Andiamo veramente lontano, forse la volta che andiamo più lontano di tutti Mi da sa quando di abbiamo sì. iniziato questo viaggio. E siamo in una cornice d'eccezione, siamo a Palazzo Sant'Elia di Palermo, che tra l'altro è sede della Fondazione Sant'Elia, una fondazione molto, molto attiva sotto il punto di vista culturale, artistico e storico. Innanzitutto attenzione perché la mostra è stata inaugurata da pochissimo, se non vado errato il 4 di novembre, e sarà visitabile solamente fino al 26 di dicembre, quindi abbiamo tempo ma non tantissimo. Dunque, il titolo della mostra è Artisti di Sicilia, un percorso storico, documentaristico se vogliamo, anche che va da Pirandello a Iudice, curato da Vittorio Sgarbi. Bene, le opere esposte sono qualcosa come 300, quindi veramente una mostra imponente anche, e raccontano, secondo me, come meglio non si potrebbe pensare, la cultura e la ricerca artistica del Novecento siciliano. E fa molto bene nel raccontare questa mostra il curatore l'importanza che hanno avuto gli artisti siciliani nel Novecento, in un ambito sia dal punto di vista della letteratura sia dal punto di vista delle arti figurative, proprio per quanto riguarda la costruzione dell'identità storica italiana. Fa sempre molto bene a parlare dell'influenza e il peso che hanno avuto nella storia personaggi straordinari, ne cito solo qualcuno, come Giovanni Gentile, come Leonardo Sciascia, Brancati e molti, molti altri. Questa è una mostra che è stata, pensa Fabiana, addirittura definita come The Exhibition of the Century dal New York Times. Addirittura l'esibizione del secolo. Incredibile, tant'è che addirittura anche a fronte della grande pubblicità fatta proprio dal New York Times, che è un giornale, come sai, importantissimo, è una mostra che tutt'oggi è richiesta praticamente in tutto il mondo e probabilmente da Palermo la vedremo partire per lidi veramente molto blasonati da un punto di vista museali propri. Io ho detto 300 opere, sono 300 opere, pensa, che giungono alla seconda tappa espositiva. Arrivano a Palermo infatti arricchite da nuove formidabili opere, manufatti, ben 100 in più rispetto alla prima tappa che avvenne nella stupenda, io ne sono particolarmente innamorato, Isola di Favignana. Tra le quali 4 di queste 100 opere sono 4 oli molto importanti di Renato Guttuso. E quello che possiamo vedere, anche un po' dalle immagini che vediamo scorrere sullo sfondo, è una sorta di viaggio che va da Fausto Pirandello, passando da Francesco Trombadori, fino ad arrivare ai giorni nostri, passando, come ho già detto, da Guttuso, ma anche da Piero Guccione, dalle sculture di Emilio Greco. Gli artisti esposti sono veramente tantissimi. Fino ai giorni d'oggi troviamo anche delle fotografie. Io oggi non ve le ho portate perché non c'era nello spazio, però troviamo anche le immagini del grandissimo Ferdinando Scianna, considerato come uno dei più importanti fotografi al mondo, benché sia italiano. E Giovanni Chiaromonte. Chiaromonte è, secondo me, una delle vere e proprie eccellenze dell'arte fotografica italiana contemporanea, perché è dotato di una cultura storica, artistica e molto, molto forte, è dotato anche davvero di una sensibilità creativa che secondo me riesce a contraddistinguerlo proprio nel mondo, quindi dalla Sicilia nel mondo. Io concludo già ricordando le parole che ho trovato, tra l'altro, nella documentazione di questa mostra. Sono le parole famose di Goethe nel celebre Viaggio in Italia, quando lui dice: l'Italia senza la Sicilia non lascia nello spirito immagine alcuna. Secondo lui, infatti, è la Sicilia, è nella Sicilia che si può ritrovare la chiave di tutto quella che è l'italianità. E infine, un ultimo piccolo
appunto che voglio fare positivo Sì. ovviamente è per quanto riguarda l'organizzazione, perché al di là delle opere stupende che possiamo trovare, dei contenuti davvero molto importanti sotto il punto di vista davvero artistici, ma anche storico e documentaristico, quindi onore al merito alla Fondazione Sant'Elia di Palermo, al curatore Vittorio Sgarbi, il celebre Vittorio Sgarbi, all'ideatore Giovanni Filippini, ma anche alla direzione artistica che è stata affidata a una giovanissima e molto preparata come Sara Pallavicini. Bene, bene, bene. Noi ti ringraziamo anche oggi, Alberto, perché anche se per chi vive dove viviamo noi, in Lombardia, Veneto, è un po' difficile raggiungere la Sicilia per andarla a visitare di persona, però abbiamo anche tantissimi amici che ci seguono proprio da quella splendida isola e che potranno magari trarre spunto per un sabato o domenica diversi, o magari per i più fortunati anche durante la settimana quando l'affluenza alle mostre di solito è inferiore, quindi se la possono godere veramente in tutta tranquillità. Grazie infinite. Bene, no, beh, l'affluenza lì probabilmente, visto che hanno il mare e il sole, dipenderà anche dal tempo. Sì, anche se devo dire la verità, stavo dando un'occhiata alle previsioni del tempo per la Sicilia. In questo momento c'è un po' di preoccupazione, fra le 19 e le 20, addirittura dicono che attendono un ciclone. Io sto incrociando le dita Caspita. sperando che questo non succeda. Le immagini satellitari non sono proprio, però, insomma, hai detto Va bene. che, si concluderà quando? È stata appena inaugurata il 4 di novembre, quindi c'è tempo Sì. per visitarla, dai. Però adesso siamo veramente tutti col pensiero e con il cuore vicino agli amici siciliani, incrociando le dita perché non succeda nulla di brutto. Senti, Alberto, Va bene. a venerdì prossimo. Grazie, a venerdì prossimo. Un buon fine settimana a tutti, anche al caro Bruno che ci Certo, segue sempre. permettimi però di ricordare Sì. ancora una volta che chi volesse approfondire, vedere tutti i tuoi servizi, tutte le mostre di cui parli, c'è un bel canale internet su YouTube dove ci sono tutti i tuoi filmati e anche le nostre trasmissioni. Fantastico, grazie. Grazie a te Alberto Mojoli, un abbraccio a venerdì prossimo. Adesso per noi musica con una canzone del 1965 di Franco.